Siamo a Firenze, in un momento imprecisato del 1294, e Dante ha quasi 30 anni. Il cronista Giovanni Villani, nella sua cronica, registra che morì in Firenze un uomo mondano che sta per dissoluto, ma talmente importante da meritarsi addirittura un encomio. Morì in Firenze un valente cittadino, il quale ebbe nome Ser Brunetto Latini, il quale fu gran filosofo e fu sommo maestro in retorica, tanto in bene saper dire come in bene dittare. Si tratta del maestro di Dante, il quale lo ricorderà con affetto nell'inferno quando lo incontrerà sul sabbione infuocato dove sono puniti i peccatori contro natura. Fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: «Qual maraviglia!» Così Dante fu iniziato agli studi del trivio e del quadrivio, apprendendo non solo grammatica, retorica e dialettica, ma anche aritmetica, geometria, nonché rudimenti di musica e astronomia. Nel febbraio dello stesso anno, a Firenze intanto fervono i preparativi per l'imminente arrivo di Carlo Martello d'Angiò. Per l'occasione viene nominata una delegazione di cittadini, a capo della quale vi è Giano dei Cerchi, un coetaneo di Dante con il quale, fra l'altro, il poeta aveva già combattuto 5 anni prima nella battaglia di Campaldino. I commentatori sono unanimi nel ritenere che Dante fu, tra i delegati, uno dei più prossimi ad avvicinare Carlo Martello, che fu anche la prima personalità di spicco che il poeta conobbe personalmente. Al punto che, stando al testo della commedia, l'incontro, benché fugace, sfociò in una particolare amicizia, forse epistolare, dal momento che Carlo Martello non sarebbe mai più tornato a Firenze. Dante ricorda il giovane sovrano nell'ottavo canto del Paradiso e ne parla come di un intimo amico. «De, chi siete?» fu la voce mia di grande affetto impressa. La reazione del sovrano, quando riconosce le fattezze dell'Alighieri, rivela un'analoga simpatia. «E quante e quali, vid'io, lei far più e per allegrezza nova che sacrebbe quando parlai all'allegrezze sue». Il ricordo dell'affetto che Dante provò per il giovane sovrano angioino si intuisce dalle parole dello stesso Carlo Martello. «Assai m'amasti, e avesti ben onde, che s'io fossi giù stato, io ti mostrava di mio amor più oltre che le fronde. Fatto mai lieto, e così mi fa chiaro, poiché, parlando, a dubitar m'hai mosso com'esser può di dolce seme amaro». Carlo Martello fu anche colui che si trovò a gestire la travagliata vicenda di Celestino V. E non è improbabile che fu lui proprio a narrare alcuni particolari inediti sul gran rifiuto, o per via epistolare, oppure in un altro abboccamento che però a noi non è stato documentato. Altri commentatori, invece, hanno ravvisato in questo affetto una sorta di escamotage poetico per delineare meglio il cielo di Venere, esaltando la virtù e la gentilezza di Carlo Martello, raro sovrano angioino dal cuore tenero.